Questa mattina mi sono alzato, questa mattina mi sono alzato una mezz'oretta davanti al sole. Mi son affacciato della finestra. Mi son affacciato della finestra e ho scoperto la prima amor. Mi son affacciato della finestra e ho scoperto la prima amor. Il progetto Cantate Lomax è nato a ottobre 2016 da un'idea di Claudio Cavallo. Cioè, mentre eravamo in treno al ritorno da un concerto che avevamo fatto col nostro duo, eravamo nelle Marche, mi dice: ma ti piacerebbe creare un gruppo di persone che cantano e organizzare un repertorio tradizionale, però rivisitato in una forma sperimentale, per l'ultima serata del Tam Tam Festival, festival dedicato all'utambureggio, che è il nostro strumento, la nostra percussione principale, il tamburo. E io, dopo giusto un attimo di perplessità, non avendo mai fatto niente del genere, pur lavorando da sempre con le voci, con insomma con il canto, ho detto sì, lo voglio fare. Andiamo al padre, ma confessore. Andiamo al padre, ma confessore, per confessare le mie ragioni. Lomax è stato un ricercatore statunitense che ha registrato tantissimo in tante parti del mondo, ha registrato i vecchi bluesmen, ha lavorato veramente tanto con le registrazioni sul campo. Ha percorso anche tutta l'Italia e grazie a lui noi abbiamo la restituzione di quello che era il mondo che non potremo mai conoscere direttamente, perché non abbiamo nessuna testimonianza di immagini, abbiamo solamente queste testimonianze sonore che veramente sono un bagaglio molto molto importante, sono le prime, sono le più antiche che noi abbiamo. Però veramente il lavoro che ha fatto Alan Lomax è di fondamentale importanza, perché grazie a quello si può ricostruire anche un po' dell'ambiente, perché lui riprendeva a livello sonoro il canto, l'espressività delle voci, ma anche il tipo di lavoro che si stava svolgendo in quel momento, per cui è molto importante la restituzione dell'ambiente in cui si cantava, feste di matrimonio dove c'era questo entusiasmo molto coinvolgente, oppure per esempio dei brani eseguiti da spaccatori di pietre, quindi il suono della voce che veniva inframmezzato in continuazione, quasi tra virgolette disturbato all'inizio, no? Per l'ascoltatore che non è a conoscenza del tipo di lavori che si facevano in campagna, può sembrare un po' ostico questo suono del rompere la pietra mentre si canta, però in realtà faceva parte proprio del repertorio. Thank you.
Emila dai una bevuta mia. Emila dai una bevuta Cantare Lomax oggi è stato un tuffo nel passato, nelle radici, nella profondità di questa terra meravigliosa che è il Salento. È stata la possibilità per me di riscoprire la mia voce tra antico, presente e un futuro. Quindi, come dire, la possibilità di stare insieme agli altri attraverso la mia voce, con un'orchestra meravigliosa che è quella di un'orchestra vocale. Io non li voglio lì cento zacchi. Tentativo di mettere insieme diverse persone che recuperano un patrimonio della storia salentina attraverso le ricerche di Alan Lomax, però con un ponte tra il passato e il futuro, perché in realtà i canti recuperati da Lomax sono rivisti in una chiave esclusivamente vocale, quindi ci sono 11 persone che cantano, che provengono tra l'altro da diverse parti d'Italia, anche da fuori Italia, e quindi con un contributo anche vocale, timbrico, che in qualche modo spazia in diverse aree geografiche d'Italia. La cosa che mi ha coinvolto veramente in questa situazione è la scoperta continua dell'immaginazione musicale di Cinzia, che già sapevo, ma che si è sviluppata durante tutti questi momenti di lavoro di Lomax, e che lei era sempre molto avvicinata alla tradizione, era così messa accanto proprio, e nello stesso tempo aveva un'immaginazione che fioriva nel cantare, nel farci cantare quello che aveva preparato, nel scoprire quello che gli davamo e nell'usufruire questa scoperta per proporci altre cose, sempre affiancate alla tradizione, ma con la sua fantasia musicale, che è veramente di una sorpresa. Io lavoro con gente che ha dell'invenzione, che fa della musica contemporanea, queste cose qui, ma lei ha questo via vai tra tradizione e modernità, che veramente è semplice, chiaro, coraggioso, emotivo. E quando noi cominciamo a cantare questi canti, io ho l'impressione che si canta altra cosa che un canto tradizionale. E nello stesso tempo cantiamo lo stesso canto tradizionale, per cui è stata una scoperta musicale anche per noi nel modo di cantare, e veramente mi vengono i brividi solo a dirlo, perché è una gran bella esperienza. La cosa che a me è rimasta più nel cuore è che siamo venuti qui condividendo la passione del canto, della musica, della tradizione, e ci siamo riscoperti in realtà uniti dal punto di vista umano. Abbiamo visto tantissime personalità diverse,
creare questa orchestra vocale che è diventata un'orchestra di emozioni e di persone. A me la cosa che mi è rimasta proprio dentro e che penso che sarà il fiore di questo progetto è proprio il fatto che mi volto a destra, mi volto a sinistra mentre canto, riconosco non solo la voce ma tutto il carico emotivo che quella persona sta portando dentro quel brano, e a me questo è stato veramente veramente la luce che ha reso questa esperienza ancora più grande di quella che già era per me, essendo la mia prima vera esperienza grande musicale. L'idea era quella di poter utilizzare le voci, tutte le voci, come se fossero uno strumento musicale, per cui valorizzare il suono della voce, non solamente la melodia, utilizzare anche le mani, anche la percussione sul corpo e poter dare la possibilità a questi brani di essere anche ascoltati in un mondo contemporaneo e anche su un palco. E questo è riuscito, perché noi abbiamo fatto degli spettacoli in delle feste molto partecipate, su dei palchi anche grandi, il pubblico era molto attento e lo spettacolo è risultato vivace, quindi si è trovato il modo per poter ricontestualizzare i canti, perché ovviamente la tradizione ha un mondo, la modernità si nutre di altro, no? Devo dire che è stata un'esperienza molto bella, credo che non si fermerà assolutamente qui e la porteremo avanti con tutto il gruppo del Cantare Lomax oggi. E ballare di notte intorno di paru, ballare di notte intorno di paru.